E fai male. Molto male. Ma stai a scherzare? Ciao a tutti, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing. Oggi voglio tornare a parlare della Cineploit, questa etichetta tedesca che distribuisce film italiani. Molto spesso sono film polizieschi, ma anche gialli, anche altri generi come l'horror, insomma. Oggi però voglio parlarvi delle ultime due uscite. Premetto che mancano altri titoli tra gli unboxing del canale, li farò successivamente, purtroppo non ho avuto ancora il tempo, però intanto adesso iniziamo con recuperare gli ultimi due titoli che mi sono arrivati di recente. Infatti vi ho anche mostrato una breve anteprima dei titoli che mi sono arrivati grazie alla Prez Media. I titoli in questione sono La polizia sta a guardare, film girato nel 1973, mentre l'altro è La legge violenta della squadra anticrimine, girato invece qualche anno dopo. Però adesso cambiamo angolazione e vediamo nel dettaglio queste due edizioni della Cineploit. Bene, allora io direi di andare in ordine di produzione, quindi dal film girato nel 1973, La polizia sta a guardare, film diretto dal regista Roberto Infascelli. Abbiamo come protagonisti di questa pellicola Enrico Maria Salerno, Lee J. Cobb, Gian Sorel, Luciana Paluzzi, Claudio Gora e Laura Belli. Le musiche firmate dal grande Stelvio Cipriani, edizione Cineploit in formato mediabook, quindi all'interno troveremo anche il book e un poster che vedremo tra pochissimo. Ci sono diverse cover disponibili, io ho scelto questa. Il titolo, gran bella cosa, abbiamo il titolo tradotto in italiano, titolo originale. Questo è il numero 12 della produzione Cineploit. Giriamo, quindi possiamo già vedere varie immagini del film con i vari interpreti. Abbiamo Salerno, abbiamo l'attore americano Lee J. Cobb, che abbiamo visto in tanti film americani, tra cui anche L'esorcista. Avviciniamoci un pochino. Devo ancora visionare per intero il film. La prima cosa che ho fatto, sinceramente, è visionare il contenuto extra, perché mi interessava molto visionare questo brevissimo documentario, un documentario realizzato da Mike Malloy in memoria di Lee J. Cobb, e parla appunto della sua carriera, in modo particolare della sua esperienza nel cinema italiano. Dura 18 minuti e in lingua inglese con i sottotitoli in tedesco. Per quanto riguarda l'audio, qui abbiamo sia la traccia tedesca, quella italiana e quella inglese. Vi dico fin da subito che purtroppo non si possono rimuovere i sottotitoli in tedesco durante la visione. Potete scegliere o quelli tedeschi o quelli inglesi, a meno che non abbiate un lettore per poter spostare i sottotitoli forzati. Però dalle prime immagini che ho visionato, piuttosto buona la qualità video, molto, molto ben fatto il restauro al film. Per quanto riguarda il formato video è 2.35. Questa si tratta di un'edizione limitata, 250 copie, e la mia è la numero 4. Andiamo adesso a vedere un po' l'interno di questa edizione. Quindi la prima cosa che vi mostro è il poster, che è presente in ogni edizione della Cineploit, edizione double face, formato A3. Quindi qua abbiamo il poster, lo metto così in modo che possiamo vederlo in maniera integrale, con il titolo in tedesco, che sinceramente mi piace ben poco, mentre è molto più bello con il titolo italiano, La polizia sta a guardare. Come già detto, esistono anche altre cover disponibili del mediabook, quindi potete anche scegliere le alternative. Chiudiamo il poster e riprendiamo il mediabook. Avviciniamoci un pochino con la luce. Andiamo a sfogliare il tutto. Qui abbiamo intanto una biografia del regista, Roberto Infascelli, che è morto qualche anno dopo la realizzazione di questo film. E qui inizia il booklet. Molto belli i booklet della Cineploit, perché comunque ben equilibrato, diciamo, il testo con le immagini. Qua abbiamo La polizia ringrazia, edizione che vorrei tanto fare un unboxing, non sto mai avendo il tempo. Anche questo è un bel film, sempre con l'attore Enrico Maria Salerno.
la polizia al servizio del cittadino, fango bollente, questo invece ve l'ho mostrato sia tramite l'edizione della Arrow Video ma anche della Camera Obscura, la polizia incrimina, la legge assolve, invece ve lo farò vedere tra poco, la città gioca d'azzardo con Luc Merenda, no, il caso è efficientemente risolto, anche questo fa parte del box della Arrow. E qui abbiamo varie immagini del film La polizia sta a guardare. Questo invece è il film di Damiano Damiani con Franco Nero. E qui abbiamo anche diverse versioni home video. Qui abbiamo l'edizione DVD italiana. Qui abbiamo la versione VHS tedesca, peraltro anche con un altro titolo a quanto vedo. Le Grand Kidnapping, quindi questa è quella francese. Nel documentario che mostrano, dedicato a DJ Com, parlano appunto come, quanto riguarda il marketing promozionale per l'estero, veniva messo, diciamo, a grandi caratteri la presenza di Lee Jacob, come se fosse il protagonista del film, mentre, diciamo, è un ruolo secondario quello di Cobb. Qua, tante immagini, visto tantissimi anni fa, e questo era il booklet, e poi abbiamo il disco, ecco qua, in formato Blu-ray. Rimettiamolo all'interno. E quindi questa è l'edizione del film di Fascelli. Passiamo adesso invece all'altro titolo, che invece è stato girato nel 1976, regista Selvio Massi. Anche qui ritroviamo nuovamente Lee Jacob, oltre a lui anche il grande John Saxon, che sarà anche il protagonista del contenuto extra presente in questa edizione, oltre che anche a Renzo Palmer. Nel cast anche Rosanna Fratello, Thomas Hunter e Antonella Lualdi. Anche qui potete trovare anche cover alternative, io ho scelto questa perché è quella che mi piaceva maggiormente. Anche qui troveremo il titolo in italiano, questa invece è l'uscita numero 13, quindi l'ultima. Sono molto curioso di sapere quale sarà il prossimo titolo della Cineploit. Anche in questo caso edizione limitata a 250 copie, la mia è la numero 124. Avviciniamoci così potete vedere per bene le varie immagini. Vediamo un po' le specifiche tecniche. Abbiamo il formato video 1.85, per quanto riguarda l'audio 2.0 di TSHD, tedesco, italiano, inglese, anche in questo caso sottotitoli forzati. Qui troviamo come extra un bel documentario dal titolo John Saxon Italian Adventures di 47 minuti. Anche questo l'ho voluto già visionare, molto interessante. Parla appunto della carriera di John Saxon incentrata nel suo periodo italiano con i tanti film che ha girato sul genere poliziesco e non solo. Diamo uno sguardo invece all'interno e vediamo prima il poster. Poster principale che riprende quella del Mediabook con titolo italiano e fortunatamente dall'altra parte arriviamo sempre con il titolo italiano però con la scritta blu, sempre formato a 3. Poi andiamo a visionare il booklet all'interno, qui abbiamo una biografia quanto riguarda l'artista Piero Pintucci, ce l'abbiamo sia in tedesco ma anche tradotto in inglese. Andiamo a sfogliare, anche qui piena di immagini. Questo invece l'ho voluto visionare per intero il film, ho già visto, davvero comunque una buona qualità, anche se in alcune scene il colore della pelle tende sul rosa, un po' troppo rosa. Non sono un esperto del settore audio-video, però mi dava proprio all'occhio il fatto che tendesse molto sul rosa. Grande John Saxon, Maurizio Merli. Questo invece tende come film poliziesco, ma anche diciamo a tinte gialle. Quanto riguarda il documentario che è presente all'interno di questa edizione, è in lingua inglese,
con i sottotitoli in tedesco. Qui abbiamo varie altre locandine come Squadra Volante, Giuda uccide il venerdì, La resa dei conti, Thomas Millian. Peccato, potrebbero comunque fare anche la traduzione in italiano invece del tedesco, dell'inglese, poi avrebbero dovuto mettere l'italiano. Penso che la maggior parte degli acquirenti, oltre a quelli tedeschi, siano più gli italiani, visto che queste edizioni in Italia non escono in Blu-ray, o se escono sono davvero rari casi. Questa è la serigrafia del Blu-ray, e con questo termina l'unboxing dedicato a queste due uscite della Cineploit. Bene, finisce qui l'unboxing dedicato a queste due ultime uscite della Cineploit. Ottima questa etichetta tedesca, l'unica pecca è il fatto che ci sono i sottotitoli obbligatori, quelli purtroppo non si possono eliminare a meno che non abbiate un lettore che permette l'eliminazione dei sottotitoli. Però davvero sono gran bei titoli, prossimamente farò ulteriori unboxing dedicati a questa etichetta. Era arrivato anche un'edizione del film di Sergio Martino, del film L'isola degli uomini pesce, anche quella poi ve la mostrerò, e altri film che poi ho recuperato in un secondo momento. Mi mancano davvero pochissimi titoli, forse uno o due della Cineploit, e spero di recuperarli poi al più presto. Io vi ringrazio di aver seguito questo video, se è stato di vostro gradimento metteteci pure un like, commentate, ditemi pure se questi titoli vi sono piaciuti, anche perché sono titoli che sono piuttosto importanti, diciamo, nella filmografia del cinema poliziesco. Grazie ancora e alla prossima. Ciao a tutti.